Prima di allora le scampagnate erano belle ma scomode. Comportavano una complicata organizzazione, la lotta per i tram affollati, l'assalto alle diligenze. La balilla primogenita, la famosa tre marce, aveva cambiato lo scenario delle domeniche. Accorciate le distanze tra l'uomo e il suo lavoro, accorciate quelle tra la famiglia e l'aria aperta. Rossana sa a memoria alcune poesie sui fiorellini. Il padre non perde tempo, ormai è un motorizzato. La madre da prima si era opposta alla spesa della macchina, adesso ringrazia il cielo. La balilla ha soppresso i malumori della domenica ed incrementato gli affari del marito. Il miracolo dell'utilitaria. Dormire, sognare forse. Si succede la serie degli anni nella macchina del tempo, si succedono nel tempo le serie della macchina. La balilla del 32 è diventata oggi la nuova 1100, a tanta antenata, discendente più bella. Scatta il coperchio del cofano. Una macchina che non ha difficoltà a lasciarsi guardare come è fatta anche da noi gente del 53 esperta dell'anatomia dei motori. Si capisce subito che questo ci darà tutte le soddisfazioni. Porte per cui entra anche un granatiere. C'è posto per 4, volendo per 5, e ciascuno trova da sistemare il bagaglio. È il giorno delle sorprese. Nel posto dove Rossana coglieva fiori, un fiore è cresciuto che si chiama Rossana. Per i suoi 20 anni il padre le ha regalato la nuova 1100, come al tempo del primo dentino le aveva idealmente regalato la balilla. Rossana apprezza di più la nuova 1100. Un'auto che le fa sempre fare bella figura. Avvio dolce, senza sussulti, senza sfuriate del motore, come se la macchina sentisse il fascino della guidatrice. Vi confidiamo un segreto della famiglia. Papà doveva far sistemare la cunetta al cancello della palazzina. Il molleggio della macchina nuova gli ha risparmiata la spesa. Un'altra confidenza. Rossana, modernissima ragazza, è una sentimentale. Va a trovare la vecchia balilla come visiterebbe la governante che la portava in giardino al tempo dei suoi primi passi. Cara, arzilla vecchietta, facciamo insieme ancora 2 passi. Queste fughe di Rossana non preoccupano i genitori. Forse ingelosiscono la macchina nuova. Ha un'idea. Si avvia anche lei. I suoi comandi sono così pronti e dolci che sembrano capaci di fare da sé. La sua marcia è così facile e sicura che sembra superare spontaneamente le manovre più complicate. Ed è generosa come tutti gli esseri forti, agili e ben nati. Non vuole fare sfigurare l'anziana, lei che capace dei 115 all'ora potrebbe sorpassarla in un soffio. Ed evita i distributori per non confonderla, dimostrando che consuma tanto meno. Qualunque destrezza, qualunque acrobazia sono possibili, con un volante ed un cambio che lavorano come sapessero la strada a memoria, pur lasciando al pilota la gioia delle iniziative. Ma anche l'anziana era ben nata, ha conosciuto ai suoi giorni tutti i trionfi. Ora la lasciamo in disparte, Rossana è come se avesse giocato a rimettersi i vestiti della nonna, ma l'ultima moda la veste meglio. Un'utilitaria dalle linee da gran signora, una fisionomia cordiale e volitiva. Un'ilare concordia si crea tra lei e la guidatrice. Il respiro del motore, così alacre e desto, è silenzioso. Come a fior di labbra. Attenta Rossana, ma no, la strada può anche inasprirsi, la tenuta è perfetta, la carrozzeria a struttura portante diminuisce il peso, non la stabilità. Dalla piena visibilità il paesaggio pare più vasto. Rossana, sappiamo il tuo segreto, la nuova costa meno e ti offre di più della 1100 di ieri. Non ti offendere però se interpretiamo quell'occhietto come un invito a seguirti, volevamo dire seguirti nella scelta della macchina.